Andrea Sala, un 3-1 sofferto almeno per due set, ma molto importante perché adesso siete lanciati verso la vetta di questo girone. Sì, siamo penso qualificati con questa vittoria. È molto importante passare come prima squadra del girone per poi avere magari la semifinale un pochettino più semplice, anche se qua è a Coppa del Mondo, quindi tanto semplice non sarà l'altra squadra. Vittoria sofferta, loro giocavano bene, hanno una gran recezione, lo sapevamo, e siamo stati bravi a stare lì a giocare una buona pallavolo. Per due set non c'è stata partita, poi invece sono cresciuti, hanno difeso tanto e forse vi siete anche un pochino innervositi nella terza parziale. Ma loro sono una squadra strana, il due set dopo secondo me hanno sbagliato di meno anziché difendere tanto, anche prima giocavano così, solo che sciupavano un po' di più. Quando hanno iniziato a sbagliare meno e a colpirci magari un paio di volte in maniera fortunosa, facendoci muro fuori così, si rifà sotto. Qua due punti in più a loro, due punti in meno a noi, sei pari. Le tue condizioni nella tua spalla come sta? Buone, 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 buone. No, no, va bene. In previsione della partita con gli americani, avete che tipo di partita sarà, visto che questa squadra noi non la conosciamo minimamente? Sinceramente non la conosco neanche io. L'abbiamo vista giocare contro il Bolivar l'altro giorno. Sembra che ha qualche problema in più ricezione, quindi la nostra battuta penso che sia fondamentale per spianarci poi un pochettino di più la strada. Grazie. Ciao Elisa, ciao Gioele, Lorenzo, ciao ciao.